Benvenuti! Quest'oggi vi porto sul canale di Astral Fantasy World i racconti di Keldorania Medieval 2 Total War, un gioco strategico a turni medievale. Qui la particolarità è quella di poter gestire degli insediamenti che si differenziano tra città e castelli e produrre delle unità. Ogni turno si hanno a disposizione delle risorse e si possono investire nella guerra. Iniziamo con la grande campagna. Inizialmente si possono scegliere 5 fazioni. La più semplice da gestire sono gli inglesi, però io oggi sceglierò i veneziani, che strategicamente sono un po' in difficoltà perché sono tra tanti regni ostili che si contendono territori, quindi sarà tosta all'inizio. Poi la difficoltà è stata impostata su molto alta e diciamo che metto una campagna corta. In questo modo posso, dopo aver controllato 15 regioni ed eliminato del tutto le fazioni di milanesi e bizantini, sbloccare le altre fazioni presenti nel gioco. Il punto forte di Venezia, in pratica, è che, oltre ad avere una buona flotta, ha anche delle forze di terra eccelse, forse le migliori di tutto il gioco. E la cavalleria pesante non è tanto ottimale, forse migliora un po' nell'alto medioevo. Allora, ho disattivato tutti i consigli e cercherò di fare un gameplay abbastanza fluido, basandolo più sulle conquiste e le battaglie che sulla gestione. Iniziamo! La Repubblica di Venezia, conosciuta col nome di Serenissima, è diventata potente grazie al controllo del commercio con l'Oriente. La sua espansione punta verso l'Adriatico e il Mare Egeo. In questa città-stato, una nuova classe sta emergendo, composta da coloro che cercano il profitto in tutto. E in un tempo come questo, che altro c'è di più lucroso della guerra? La guerra è semplicemente un'altra strada per favorire il commercio. La vita dei soldati è come denaro investito nel conseguimento della supremazia e del potere. Bene, questa è la mappa strategica in cui si vedono tutti i nostri possedimenti, tipo questa città che si può gestire sapendo cosa c'è dentro e le strutture da costruire. Io inizierò qui, per esempio, a costruire delle mura di legno, che è la prima, diciamo, forma di difesa qualora ci fosse un assedio. Ci vogliono 2 turni per realizzarla. I turni si scandiscono qui. Questa è una flotta da battaglia che è utile per ingaggiare i nemici e trasportare truppe sul continente, da un continente all'altro. Continueremo domani, mio signore. Allora, partiamo con investire su popolazione, denaro e poi sulle truppe. Per dove, sire? La nostra spia Vittorio Calza la introdurremo in questo villaggio ribelle ostile. Vediamo che succede. Se avrà successo mi darà delle informazioni. Se perderà potrebbe anche morire. Vediamo il filmato. Oh!
avuto successo. Molto bene. Ci darà informazioni utili. I personaggi, quando hanno un successo, salgono anche di livello e competenza. Ecco, lui mi dice che ci sono due gruppi di arcieri, due eserciti, e due gruppi di croati con ascia. Quindi sono ostili, sono ribelli. Manderò il mio generale a conquistare Zagabria. Sì, ci apprestiamo a combattere. Li cingiamo d'assedio. Mantengo l'assedio per qualche turno, in modo tale da decimare la popolazione ostile interna e poi ucciderla con più facilità. I nostri mercati, invece, possono essere, diciamo, sfruttati meglio dai mercanti. I mercanti raccolgono risorse sul territorio. Invece gli emissari possono parlare con le altre fazioni per scoprire informazioni geografiche o contrattare, ad esempio, la possibilità di commerciare sul loro territorio. Invece i cardinali, i vescovi, tutte le unità religiose che possiamo produrre aumentano la fede del territorio. Allora, per il momento direi che possiamo reclutare dei contadini per aumentare la resistenza di Ragusa e della fanteria. Questo è il denaro che abbiamo a disposizione. E un turno è passato e ci viene dato l'ordine di conquistare un insediamento che ancora non vediamo. Allora, prendo il mio generale e lo sposto qui. Il castello ora è vuoto, ha bisogno di truppe al suo interno, altrimenti rimane indifeso e può rischiare di essere assediato. Allora, sì, mio signore, qui incontrerei mio signore. Come desidera. Vado veloce, così si possono vedere più cose durante un video. Bene, sono stati reclutati. Il nuovo compito. Inizialmente i compiti sono facili. Allora, queste strutture, per esempio la deforestazione, aumenta la possibilità di costruire fattorie e poi aumenta la popolazione. Più popolazione, ci sono anche maggiori guadagni perché ci sono più tasse, ma allo stesso tempo più popolazione potrebbe insorgere in problematiche di tipo ribellioni. Ecco, la nostra prima battaglia contro i ribelli di Zagabria. Le truppe sono pronte. Preparatevi alla battaglia. Unità, attendere l'ordine. Questa è la guardia del generale. Sono cavalieri feudali addestrati, molto resistenti. Questi sono i nostri arcieri. Qua esce l'interfaccia con la quale possiamo gestire gli ordini e le unità. Ovviamente in questo modo la cavalleria è molto più potente della fanteria e se viene ben sfruttata le sorti della battaglia pendono dalla nostra parte. Se rimaniamo saldi e impavidi, la vittoria sarà nostra. Cavalleria è molto utile anche contro gli arcieri.
saggio giudicare un giorno prima del tramonto, ma oggi i nostri stanno ottenendo una splendida vittoria. Questa è la nostra piccola mappa in alto a destra strategica e ci dice anche quanti nemici sono rimasti. Della sua armata. Guardia del generale, attaccare ora! Unità, unità, carica! Sia lode al signore! I nostri hanno ucciso il generale nemico. Ora i suoi uomini si perderanno d'animo. Non possono granché contro la cavalleria pesante. Siano lodati tutti i santi. I nostri soldati si sono impadroniti della città. Abbiamo vinto. Per la vittoria che oggi abbiamo qui conseguito. Adesso questo insediamento dovrà essere gestito in modo tale da garantire rendimenti futuri. Mio signore, allora possiamo occuparlo, saccheggiarlo, sterminarlo. Grazie alla vittoria, queste genti diventano ora vostri sudditi. Lo occupiamo. In questo modo la popolazione non verrà sterminata. E possiamo costruire una palizzata difensiva. Abbiamo avuto pochissime perdite. Allora, aumentiamo un po' la popolazione qui. Ordini come volete, mio signore. Marciamo in battaglia. Cingere d'assedio. Conviene conquistare Firenze il più presto possibile. Il vostro volere. Sì. Sì, ci apprestiamo a combattere. Allora, qui la cinta muraria è stata completata, benissimo. Ecco, man mano che noi compiamo delle azioni in questo gioco, i personaggi acquisiscono dei tratti che possono essere più o meno buoni o positivi. Vado, non posso procedere oltre. Bene, qui sto finendo la costruzione, con questo assedierò Firenze. E noi siamo la fazione più forte. Stiamo agendo bene. Oh, un emissario dei milanesi, vediamo cosa vuole. Diritti commerciali. Perfetto. Sembra siate molto ragionevole. Possiamo commerciare nei loro territori e loro nei nostri. Conquistiamo Firenze. Sire? Sì, mio signore. Qui incontreremo il nemico. Li cingiamo d'assedio, mio signore. Mio signore? Sì. Un turno. Bene, finiamo altri due turni e poi vi saluto per il prossimo video. Sì, mio signore. Disegno la rotta, mio signore.
Dio sia lodato! Egli ci ha concesso la vittoria! Il nemico è caduto! Siamo vittoriosi! Allora, perché è rosso? Informazioni. Beh, per adesso sono finiti i soldi. Più una cavalleria. A volte bisogna sterminare la popolazione perché si potrebbe rivoltare contro chi occupa. Infatti quel faccino rosso indica proprio che la popolazione potrebbe essere ostile a breve e rivoltarsi contro. Vostra Maestà, porto un messaggio dell'imperatore. Certo! Splendido! Grazie per aver accettato. È stato un piacere. Buona giornata. I tedeschi ci offrono diritti commerciali e la possibilità di vedere i loro territori. Stesso modo anche noi. Salute! Oggi vengo con un messaggio per voi. Anche loro. Molto è bene. Meraviglioso. Non addio. Attenderò con ansia il nostro prossimo incontro. Invia un emissario. Subito. Nello stato pontificio, subito un emissario. Allora, Venezia adesso è protetta e corazzata. Facciamo un municipio. Coltivazioni comune, perfetto, così aumenta la popolazione. Facciamo scorrere un altro turno, dobbiamo conquistare Firenze. Conquistiamo Firenze e poi ci fermiamo per questo video. Nozze in vista. Bene. Una piccola chiesetta. Facciamo una strada che collega Venezia. Finiamo il municipio. Allora, il prossimo turno combattiamo a Firenze. Matrimonio. Strutture conquistate. Costruite. Guardia cittadina. Bene. Allora, qui non posso costruire più niente per il momento. Presto ci attaccheranno giù. Conviene togliere qualche nave perché sono troppo costose. Sì, mio signore. Ai vostri occhi. Sì. Ne lascio solo 5. Risparmio un po' sul mantenimento. Bene, conquistiamo Firenze. È morto qualcuno, chissà chi. Bene, i ribelli di Firenze verranno decimati. Perciò stringetevi l'uno all'altro con coraggio e impugnate le liete armi nel nome di Cristo. Bernardo da Chiaravalle. Bene, ci attaccano. Incendiamo le frecce degli arcieri. Sono più lenti a tirare, però fanno molti più danni. E soprattutto spaventano. Carica!
mancare un giorno prima del tramonto. Ma oggi i nostri stanno ottenendo una splendida vittoria. Via, via. Non lasciateli entrare. I nemici fuggono dal campo. Bene. La cristianità rimarrà stupita per la vittoria che oggi abbiamo conquistato Firenze. E questo video per oggi termina qui, con la conquista di Firenze. Abbiamo vinto! Mio signore, grazie alla vittoria queste genti diventano ora vostri sudditi. Vediamo le novità. I tedeschi stanno diventando forti. Bene. Allora, questo video lo terminiamo qui, lo continuiamo la prossima volta per vedere come si espanderà Venezia. Intanto abbiamo ben 5 città adesso in questa zona qui, anzi 4 città e un castello, e qui un'altra città, quindi siamo in 6 regioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come inizio non è male. Molto bene, c'è qualcosa che posso fare per voi, nobile signore? Non vedo alcun ostacolo. Questo è stato un buon giorno per le nostre genti. Bene, ho approfittato e ho fatto un'altra missione nel frattempo, molto veloce. Allora, salvo la prima partita. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!